Colossesi, capitolo 3, dal verso primo al verso 17, e a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria e la nostra ubbidienza. Il popolo risponde: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni agli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E soprattutto queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Gloria al Signore. Quasi quasi non c'è bisogno di meditarla questa parola. Credo che è così chiara, o dovrebbe essere così chiara, soprattutto ai figli di Dio. Oh, perdonatemi, io sto predicando e una platea, un pubblico che nemmeno conosco. Molti, a tutti quelli che ci seguono per televisione, sentono parlare i figli di Dio, ma qualcuno dice: siamo tutti figli di Dio? No, l'ho detto mille volte, perché lo dice la parola di Dio. Nasciamo tutte creature di Dio, ma diventiamo figli di Dio quando volontariamente ci sottoponiamo a quello che è la realtà della grazia di Dio, quella realtà che agisce nei nostri cuori per l'opera dello Spirito Santo di Dio. È lo Spirito Santo che convince di peccato, e nella convinzione di peccato dobbiamo avere davanti due realtà. Dobbiamo avere una realtà che è quella che è il pentimento, e dopo il pentimento un'altra grossa realtà è la fede. Amen. E in questi giorni leggevo alcune riflessioni che riguardano la salvezza, un libro scritto molti anni fa da un servitore di Dio che è molto vecchio, ancora vivo, gloria al Signore. E sto trovando, io ho trovato delle gemme che stanno a confermare la nostra fede, perché la fede cristiana, quella fede biblica, non è mai cambiata, è sempre la stessa, in ogni epoca, in ogni secolo, è sempre poggiata, perché è parola di Dio, questa parola che non avrà mai fine, perché è la parola che il Signore ebbe a dire più di una volta, vero? Il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola, la vedete come conoscete bene, non passerà giammai. È importante ai fini dell'uomo che veramente vuole il suo futuro nel Signore. E noi credo che abbiamo fatto questa scelta, almeno in questa assemblea e tanti altri fratelli che ci seguono, abbiamo fatto una scelta di vita, vero o no?
ma dobbiamo anche rimanere nella scelta di vita. Molti vorrebbero arrivare a questa scelta, ma poi non ci riescono. Non ci riescono perché rimane il loro orgoglio, rimane la loro condizione, e cercano un metodo di salvezza che sia un metodo che possa essere e rappresentare una via di mezzo. Ma non esistono vie di mezzo. Gesù ci ha detto chiaramente: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non attraverso di me. E venire attraverso Gesù non significa andarsi a raccomandare con Gesù Cristo, non significa trovare un ministro, un pastore. Fratello, prega tu a Gesù, altrimenti cadiamo in certi errori religiosi che sono praticamente errori così grossolani che ci allontanano completamente. Noi servitori siamo soltanto servitori, siamo al servizio. Ma chi è il Signore della nostra vita e della Chiesa? Gesù. Chi è il Capo Supremo? Gesù. È Gesù Cristo, è l'unico Signore nel senso assoluto. Amen. Siamo d'accordo? Amen. Gloria al nome del Signore. Ma l'uomo molte volte vuol cercare delle vie traverse, vuol cercare altre cose. E mi colpiva una testimonianza che leggevo appunto attraverso questo servitore di Dio, molto noto, agli esteri soprattutto. Questo servitore raccontava, a sua volta, di una testimonianza ricevuta di un certo signore, padrone di grandi ricchezze, aveva poderi, aveva tante cose, aveva una grossa servitù. E essendosi fatto abbastanza vecchio, cominciava a preoccuparsi del suo futuro, si preoccupava della sua vita futura. Molti dicono che non c'è, no, c'è. C'è, perché Dio c'è, e noi sappiamo che Dio c'è, perché Dio è colui che ci benedice, che ci porta avanti, che ci aiuta. E quella fede non è una fede nell'uomo, perché è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, perché l'uomo è fallace, ma la nostra fede è biblica, è fondata sulla parola di Dio, che è Cristo il Signore. Quest'uomo, conoscendo uno dei suoi servitori, che era un fratello, credo, un umile servitore al suo servizio, ma era un cristiano convinto, lo mandò a chiamare e disse: senti, io non ho la certezza di poter essere salvato, non ho questa certezza nel mio cuore. Cosa dovrei fare secondo te per essere salvato, per averne questa certezza? E questo suo servitore gli disse: ascoltate bene, voi dovete fare una sola cosa. Andate nella stalla dei maiali, era possidente, aveva animali, eccetera. Inginocchiatevi nella stalla e poi dite: Signore, abbi pietà di me, peccatore. E allora, questa è la via per ricevere la certezza della salvezza. Questo nobiluomo, questo... No, dice. E come faccio io? E che direbbero gli altri servitori? E che direbbero i miei parenti? E che direbbero i miei amici? E che direbbero tutte le... Io vengo a sapere che vado in una stalla sporca, mi vado a inginocchiare, vado lì e chiedo perdono in quella maniera. No, dice, io non posso. E il suo servo, il cristiano, si ritira. Ma con gli anni, o con i giorni, non so quando è passato, questo comincia a pensarci, finché arriva un giorno in cui lo chiama, dice: ma cosa mi avevi detto? Che cosa dovevo fare io per essere salvato? Io vi avevo detto che dovevate andare nella stalla dei maiali, inginocchiarvi e dire: Signore, abbi pietà di me, misero peccatore. E lui disse: adesso sono pronto a farlo, adesso ci vado. E il servitore disse: adesso non c'è più bisogno che ci andate. L'importante è che voi eravate convinti di andarci. Gloria al nome del Signore. Che bel esempio, vero? L'ambizione dell'uomo è la carne. Ecco la differenza. E ho voluto fare questa introduzione perché può sembrare strano, soprattutto a chi non conosce il linguaggio biblico, dove sentiamo parlare di essere morti nelle membra e di dover essere risuscitati in Cristo.
Molti non riescono a recepire, a comprendere questo linguaggio, questo significato. Dobbiamo dire che il linguaggio del cristiano, il linguaggio cristiano che intendiamo quello biblico, molte volte è in contrasto con i pensieri di tanti. E allora è importante capire cosa significa essere morti con Cristo, cosa significa risuscitare con Cristo. E il messaggio dell'Evangelo deve essere un messaggio popolare, deve entrare nei cuori, deve essere comprensibile. Non possiamo permettere a persone che non riescono a capire di fare certe cose soltanto perché vengono dette. Troppe volte ci sono discorsi religiosi, ci sono predicazioni, ci sono insegnamenti, ma sono così ostici, così difficili, che molti rimangono nel dubbio. Dici, ma io che devo fare? Che cosa dobbiamo fare? E tante volte anche fra i cristiani, poi, nonostante che siamo cristiani professanti, che riusciamo a seguire insegnamenti che vengono dati, insegnamenti che sono elementari nella forma, ma sono quelli che sono nella sostanza. Quanti cristiani dimenticano questo? Quante volte si comincia bene e poi non si continua nella stessa maniera? Noi dobbiamo ricordarci una cosa, e questo si chiama nuova nascita. Noi eravamo peccatori, ma non dobbiamo tornare a essere volontariamente, deliberatamente peccatori, cioè non dobbiamo cadere nella trasgressione, perché differentemente perdiamo la nostra eredità. Perché la salvezza, noi abbiamo una caparra mentre siamo in vita, ma la salvezza la riceviamo di fatto quando? Quando, arrivando al luogo che dovremo arrivare, Gesù dirà: entra benedetto dal Padre mio, continuate, nella gloria del vostro Signore. Ecco, questa parola che ci incoraggia e vuole incoraggiare tanti altri a farci comprendere che noi non apparteniamo più a noi stessi, cioè alla carne. C'è un abisso fra l'atteggiamento carnale e l'atteggiamento spirituale. La carne desidera, concupisce le cose che vede. Vedete, chi ha i soldi ne vuole sempre di più, chi ha le proprietà ne vuole sempre di più. Sono attaccati alla carne. E pensate che dannazione il momento in cui devono ricordarsi della livella di Totò, il grande comico napoletano, vero? Che pezzenti o milionari, come dice la famosa espressione, lui parla di palcoscenico, per chi recita? E chi recita? Un tempo recitavamo anche noi. Quando fate un sorriso a una persona ed è falso, quando volete manifestare una personalità che poi non è, quando c'è un contatto sterile con la società che ci circonda, quando non ci sono veramente principi sani, principi morali, principi spirituali, che differenza enorme c'è tra lo spirito e la carne. Quando si è carnali pare che siamo autorizzati a fare tutto, possiamo fare ogni cosa, ci permettiamo ogni cosa. E poi pensiamo tante volte di mettere tutto a posto, poi magari con una preghiera, presenziando a una funzione liturgica, a qualcosa del genere. Ma si può recitare con il mondo, ma non si recita con Dio. Non c'è un palcoscenico davanti a Dio. Noi siamo soltanto, siamo creature che siamo letti da Dio. Dio conosce il cuore, i sentimenti, la sincerità, vero? Quanto è bella questa parola, sincerità, gloria al Signore, cioè senza cera, vero? Senza apparenze, senza cose che vogliono mostrare altro. E noi questo penso che come cristiani, tutti i cristiani hanno compreso questo. Questo significa vivere nello spirito e non nella carne. Nella carne allora ci troviamo a fare le stesse cose che fanno gli altri. È vero che ci hanno anche gli altri che ci puntano sempre un dito davanti. Abbiamo fatto delle esperienze molto recenti. È la vostra religione, è la vostra religione, sono stanco di parlare di religione, è la fede, non è l'etichetta, è la sostanza, e noi siamo per la sostanza, e la sostanza viene dalla parola di Dio, perché la fede viene dall'udito, e l'udito viene dalla parola di Dio. Vogliamo dare gloria a Dio insieme. A quel medico che ci segue ogni tanto, a cardiologo, non ti preoccupare caro professore del mio cuore, ci ha pensato il Signore, dice tu ti agiti, ma tante volte non ci si rende conto che quando si predica la parola, la si predica con tutto il cuore. Non ci interessa se i ritmi, i sbalzi cardiaci,
siamo nelle mani del Signore, se ci vuole chiamare ci chiami pure, gloria al Signore, ma dobbiamo dire tutto quello che dobbiamo dire affinché ci siano quelli che vogliono capire, che capiscono, amen. Ed ecco, questa parola posso dire che è per voi che siete qui, ma è anche per tanti che magari si accostano al Signore in questi tempi. Per questo è necessario predicare la parola. Predicare è come spiegare la parola. Amen. E io chiedo al Signore umilmente di darmi un linguaggio comprensibile, di fare sì che ogni parola possa raggiungere ogni cuore e che, dico il cuore, dice, ma qualche orecchio, le orecchie del cuore se preferite, va bene? Perché? Perché tanti orecchi poi entrano di qua ed escono dall'altra parte, ma quando si riceve con l'orecchio naturale, con la tromba di Eustachio, e la incameriamo poi spiritualmente dentro, perché il cuore in senso spirituale è lo spirito dell'uomo, allora non se ne dipartirà più l'insegnamento. E questa parola è meravigliosa, gloria al Signore. Permettete di leggere ancora qualche brano che abbiamo già letto, di ripeterla. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Alleluia. Allora, siamo morti in Cristo? Non è che siamo stati crocifissi nel senso pratico. Gesù è morto ed è morto crocifisso per l'espiazione dei peccati del mondo, o meglio, dei peccatori umani che, accettando il suo sublime dono d'amore, quello del suo sangue, per quel sangue versato ricevono vita spirituale, ma anche vita eterna. Quanto è bello quel cantico, vita eterna solo Gesù ce la dona. Vogliamo dirlo insieme? Vita eterna solo Gesù ce la dona. È un cantico antico anche questo, è molto bello, gloria al nome del Signore. Ma non dobbiamo dimenticare che non è la conversione, e qua parliamo praticamente di conversione, nuova nascita, la conversione non è un cambiamento mentale soltanto, è un cambiamento radicale, è un cambiamento totale, non è qualche cosa che può nascere da un'emozione di un momento, ma deriva da una trasformazione spirituale, reale, che lo Spirito Santo di Dio soltanto può fare. Perché noi abbiamo visto, e ci sono stati nella nostra vita come ministri, abbiamo visto tante persone che una serata magari sono stati toccati dalla parola, e pare che volevano dare il cuore al Signore, ma il giorno appresso non era cambiato niente. Ed è ben diverso da chi invece da così passa a diventare così. E chi veramente è morto in Cristo, intendendo che le cose della vita non hanno più una prevalenza, non hanno più gli obiettivi carnali, materiali, vengono sottoposti a quello che è la sapienza spirituale, a quello che è la rivelazione della parola, che poi mette l'uomo in condizioni di saper dare delle valutazioni ben precise. Noi a volte abbiamo valutato nella carne cose importanti che poi alla fine non erano per niente importanti. Perché? Perché c'è sempre un metodo di valutazione che, quando è carnale, è soggettivo, è momentaneo, è riferito a quel momento. Ma sappiamo tutti, e io credo tutti gli esseri umani sanno, che come si nasce così si muore. La vita dell'uomo è fatta in questa maniera, no? C'è una nascita, c'è una crescita e c'è una morte. Però nonostante tutto tutti pensano che succeda agli altri e non succeda a se stesso. Nonostante tutto molti pensano di vivere alla propria maniera, di fare, di dire, poi alla fine bisogna lasciare tutto qua. Per i cristiani è lecito vivere una vita nella carne, e intendo nella carne nel peccato, nel desiderio, nella lussuria, nell'ingordigia, nella cattiveria, nella maldicenza. Siamo morti al peccato, sì o no? Mentre eravamo peccatori, recita l'Epistola ai Romani, Gesù moriva per noi. E il mio peccato è stato rimosso, il vostro peccato è stato rimosso, allontanato, vogliamo dire ancora, cancellato. Ma allora siete perfetti? No, e qui c'è anche qui un errore di valutazione. Tanta gente che si ferma soltanto sulle parole, cerca soltanto di trovare parola ad altre parole. Noi non cerchiamo tutto questo, non ci vogliamo nascondere dietro le parole. Noi vogliamo che la parola di Dio sia a coprire, sia a riempirci, alleluia. Che
E mentre eravamo peccatori significa che noi volontariamente non vogliamo peccare più. Perché la differenza fra fallo e peccato, l'ho detto più di una volta, è nella intenzionalità, nella volontà dell'individuo. Vabbè, adesso faccio i peccati, poi qualcuno mi toglie tutto. No. Il cristiano che è nato di nuovo, il cristiano che è morto con Cristo, il cristiano, e nelle nostre chiese usiamo fare i battesimi in età adulta, è il simbolo dell'acqua, battesimo, cioè nell'immersione, è simbolicamente che il cristiano scende nell'acqua, muore il vecchio io, muore la carne, e quando risuscita, quando esce fuori, è risuscitato in Cristo, e in Cristo è una nuova creatura, perché in Cristo è figliuolo di Dio. Amen. Quanti figlioli di Dio ci sono qua? Muovete bene le mani. Ma ci sono parecchi che non lo sono ancora. E chi aspettate a diventarlo? Il tempo vi appartiene? Io voglio supporre che qualcuno vi fa male la mano e non l'ha alzata, ma alcune mani non erano alzate. E io dico, cosa aspettate? Aspettate di fare la stessa esperienza di quel grande signore che chiese al suo servitore? Dovete andare in qualche stallo a fare qualche cosa del genere? No. Vogliamo dire, Signore, noi vogliamo fare appieno la Tua volontà. Ed è bello fare la volontà di Dio. Molti cercano la pace. La vogliono di qua, la vogliono di là. Molti si affidano alle bevande inebrianti, altri si affidano alle droghe, altri di sfrenarsi, eccetera. Le grandi feste di piazza, grandi feste popolari. Sono stato subito, soltanto per un viaggio molto rapido in questi giorni, sono stato in Germania e in Monaco di Baviera si celebrerà per un mese la famosa Oktoberfest, la festa di ottobre. E ho visto già gente ubriaca per le strade. Birra, birra, birra. Gioventù, fiumi di gioventù. Fiumi di gioventù che cercano soltanto baldoria, cercano di stordirsi. A volte guardo quei volti, quando mi trovo davanti a certe cose di passaggio, guardo dei volti e dico, perché l'umanità si comporta così? Perché si cerca lo stordimento? Perché si cercano queste varianti? È una risposta unica che mi arriva. Perché sono irrealizzati. Cercano nel divertimento, nello svago. Cercano di trovare la pace. L'avevate trovata voi prima di incontrare il Signore e la sua parola? L'avevate incontrata la pace? Sapevate che cos'era la pace? Conoscevate solo come me via della pace, che sta in tutti i cimiteri dei paesi, via della pace, ma nemmeno lì ci sta, perché anche in quelle vie c'è un fracasso che non finisce mai. Il principe della pace è il Signore Gesù. Quando ho accettato Cristo nel mio cuore, la prima cosa che ho gustato, e l'avete gustata insieme a me? E possiamo dirla anche stasera? Quest'oggi? Ovunque sarà predicata questa parola? Vogliamo dirlo insieme? Sento pace profonda nel cuore. La vita spirituale ha questi valori. La vita spirituale non può assolutamente essere boicottata o cambiata. Se esiste una vera conversione, esiste il perdono di Dio, esiste la presenza di Dio, esiste la pace di Dio. Amen? Molti invece vivono soltanto di religiosità apparente. Quattro salamalecchi, un po' di preghiere, oppure lunghe preghiere, pensando di arrivare al Signore. No. Se siamo morti con Cristo, se spiritualmente abbiamo crocifisso la nostra carne con i propri difetti e i vizi, siamo altresì risuscitati con Cristo Gesù, perché Gesù è risuscitato e parliamo spiritualmente. E abbiamo detto che chi è risuscitato in Cristo Gesù sono le nuove creature che si chiamano soltanto loro, figli e figlie di Dio. Lo dice la parola di Dio, mica lo dico io. Gloria al Signore! E vogliamo comportarci da tale, per quelli che già lo sono. Ma quelli che hanno ancora dei dubbi, che devo fare? Che cosa posso fare? Qual è il rimedio? Qual è il sistema? Quale chiesa devo seguire? Quale confessione religiosa?
tante, tante domande. Io rispondo in una maniera. Non dico dovete seguire la Chiesa Nuova Pentecoste. Io dico dovete seguire gli insegnamenti. Dovete ricevere la parola di Dio nel cuore. Dico bene? La parola di Dio. Certo, noi ci sforziamo a seguire, a tagliare dritta la parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. Però dobbiamo ricordare ogni giorno che questa parola deve albergare il nostro cuore, deve entrare in maniera abbondante. Più ci cibiamo della parola, più riceviamo forza spirituale, perché poi non ci mancano i combattimenti. Mi direte, ma noi non possiamo vivere in clausura, non possiamo vivere da eremiti, ed è vero, perché il cristiano è un combattente, è un guerriero, ed è un guerriero del Signore. Noi dobbiamo vivere, stare nel mondo inteso peccato, società di peccato, ma dobbiamo essere incontaminati, non possiamo contaminarci con chi è contaminato. Questo non sta a significare che non abbiamo rispetto e amicizia, per carità, anzi c'è un dovere di amare il prossimo, ma c'è anche un dovere di stare insieme agli intimi, a lodare, a glorificare, a benedire, come in questo momento, il nome del Signore Gesù. Amen. E questa parola deve rimanere come veramente una sentinella, come un avvertimento nel nostro cuore. È necessario che una volta che abbiamo conosciuto Cristo abbiamo deposto tutte le depravazioni, tutte le malvagità, tutte le cattiverie. Quanto peccato c'è nel mondo? Molti ridono davanti all'espressione peccato, perché le nuove filosofie, le moderne filosofie hanno convinto la gente che il peccato è un'invenzione dei religiosi. Dobbiamo vedere quelli che hanno convinto, che fine già hanno fatto, perché dopo la morte fisica c'è il giudizio. E se non ci sarà ancora il giudizio universale, c'è un giudizio personale. E questo ce lo dice la Scrittura, la parola di Dio. Le moderne tendenze dicono che tutto è consentito. E vedete anche in Italia la nostra moralità. Dove sta più quella moralità? Dove sta più quell'integrità? Dove stanno più quei principi? Molti si sono cosiddetti liberati da quei principi. No, non si sono liberati. Si sono autoschiavizzati di altre cose. Oggi l'essere umano non ha il valore di 30 anni fa, quando una donna veniva stimata per quella che era, quando un bambino veniva trattato per quello che era, quando una persona anziana veniva rispettata per quello che era. Oggi no, oggi non esiste più niente. E quale libertà? Si parla di libertà? Questo è libertinaggio. Questo libertinaggio è soltanto una, diciamo, netta opposizione ai principi morali e soprattutto ai principi spirituali. Noi abbiamo fatto una scelta, l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta, sì o no? Rimaniamo nella scelta. E essendo morti al peccato, siamo risuscitati in Cristo. E quando Cristo apparirà, e questo è un altro punto importante, mi dite, ma Cristo già è apparso al suo tempo. No, non stiamo parlando della risurrezione soltanto di Gesù. Quando il Signore ancora apparirà davanti alle gente, perché Gesù ritornerà. 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 Sì, forse molti neanche lo sanno, non si sono mai interessati, non gli interessano, molti non credono neanche in questo, ma noi continuiamo e crediamo nella parola di Dio, che è la nostra certezza. Amen. Cristo tornerà, ma prima ancora rapirà la sua Chiesa. Quando mi piace di parlare di questo rapimento spirituale cristiano, che non ha niente a che vedere con questo termine in altre occasioni. Perché rapirà? Perché sarà in un batter d'occhio. La Chiesa di Gesù Cristo sarà presa improvvisamente. Due saranno in un letto, uno sarà preso, l'altro lasciato, due macineranno un mulino, due guideranno un aereo, due saranno alla guida di altre cose, chi sarà di qua, chi sarà, verrà il momento in cui. E questo molti hanno pensato anche che sia soltanto la fantasia dell'uomo, no, questa è parola di Dio. E poi ci saranno una serie di avvenimenti, ma Gesù ritornerà con i suoi piedi. Amen. E gli metterà di nuovo i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, ma verrà con una verga di ferro. Verrà per regnare. E vogliamo dire chiaramente, questa è la dottrina biblica, il Signore regnerà 1000 anni su questa terra, perché Lui è venuto per dare solo la sua vita, ha diritto di regnare per 1000 anni su questa terra, ma Lui per noi è il Re, è il Signore dell'eternità. Amen. E allora ricordiamo, non possiamo vivere la vita con un piede di qua e un piede di là.
due padroni non si possono servire, non si potranno servire, perché se ne amerà uno e si odierà l'altro. Dobbiamo essere coerenti con la nostra fede. Una fede che non trova coerenza, che fede è? Una fede che non viene praticata, che fede è? È teoricamente una fede. Ah, ma una fede religiosa? Beh, la fede religiosa, vedete, in questi tempi stiamo assistendo a tanti che in virtù di una religione tolgono la loro propria vita e la tolgono agli altri pensando di fare una cosa gradita. No, il nostro Dio non ci ha insegnato questo, la nostra Bibbia non parla così. La nostra Bibbia parla di un Dio amore, parla di Gesù Cristo, l'agnello immacolato, puro, parla di promesse, di benedizione su questa terra e parla soprattutto di vita eterna nel regno del Signore. Amen. E noi abbiamo creduto. Noi speriamo che tanti altri che hanno creduto alla loro maniera comincino a credere invece alla maniera biblica, che tanti si rendono conto che l'unica verità è la Scrittura. Le Sacre Scritture, che chiamatelo pure Antico e Nuovo Testamento, chiamateli ancora Evangeli, chiamatele Epistole, tutta la parola di Dio è divinamente ispirata, atta a riprendere, atta a insegnare, e attraverso questa parola cresce la nostra fede e noi vediamo i miracoli di Dio. Primo miracolo è la nostra salvezza, poi ci sono tanti altri miracoli, vero? C'è una vita di miracoli, sì o no? Crediamo a una vita di miracoli? Ma non i miracoli fasulli, non i miracoli che innalzano l'uomo, i miracoli che fa Dio e di cui noi diamo gloria e onore a Dio. Amen, fratelli e sorelle, gloria al Signore. Deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto. Attenzione alle piccole bugie, attenzione. In questi ultimi tempi ho notato, fratelli, a volte, anche da tanti anni nella fede, con grande facilità, dicono le mezze bugie. Una mezza bugia è una bugia. Gesù invece cosa diceva? In ogni cosa, in verità, in verità. Stiamo seguendo Cristo? Siamo cristiani, che significa? Siamo coloro che seguiamo Cristo, seguaci di Gesù Cristo. Ma se noi mettiamo maldicenza, mettiamo menzogne, mettiamo altre cose disoneste nella nostra vita, possiamo poi noi dire di seguire Cristo? Ci illudiamo di seguire Cristo, ma non possiamo seguire Cristo, perché Cristo è l'emblema, Cristo è la figura, Cristo è il personaggio, Cristo è Dio a cui noi crediamo e serviamo. Amen. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio. E quando siamo rivestiti, dice appunto non mentite, significa non dite menzogne, non dite bugie, non mentite gli uni agli altri, anche nelle sciocchezze tante volte diciamo non ce ne accorgiamo, possiamo correre in questo errore di poter esprimerci in maniera sbagliata, di dire una bugia, e significa mentire, e facendo questo non possiamo onorare Dio, non possiamo onorare Cristo, perché la menzogna è dal diavolo. Il mondo dice nel suo linguaggio che la bugia non ha i piedi, vero? Che prima o poi viene a galla. Ma noi non vogliamo nemmeno dire questo, vogliamo dire che siamo figlioli di verità. Siamo figlioli di verità? Rimaniamo nella verità. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. E in questo non vediamo più le distinzioni. Qui dice non c'è più greco e giudeo, io stavo dicendo napoletano o milanese o newyorkese, cioè non c'è differenza neanche di colore, di pelle, è vero, perché in Cristo siamo livellati, in Cristo e nella vita spirituale non c'è razzismo, nella vita spirituale non ci sono le tristi realtà di quella carne di cui opere ci siamo spogliati. Gloria al Signore. Che significa ci siamo spogliati? Volontariamente. Abbiamo capito che era sbagliato, sì o no? E continueremo a capire, vogliamo rimanere spogliati di queste cose, perché poi siamo stati spogliati di queste cose, ma siamo stati rivestiti di ben altre cose, vero? Gloria al nome del Signore. E di che cosa siamo stati rivestiti, come dice l'Apostolo al verso 12? Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti. Di che cosa dobbiamo rivestirci? Di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza,
sopportandovi gli uni agli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, fate pure voi. A volte mi fanno ridere anche i fratelli che si esprimono qualcosa che non sono d'accordo, no? No, io con quello fratello non ci voglio avere più a che fare. Io con quella sorella non ci voglio avere più a che fare. Sì, sì, l'ho perdonato. Ma se non ci vuoi avere a che fare, non hai perdonato proprio un bel niente. Perché il fatto stesso che ti esprimi non ci voglia avere a che fare, sta a significare che hai messo un muro fra te e quel fratello, quella sorella spirituale, che può essere anche un fratello carnale. Ma il Signore non vuole questo, perché il Signore ha battuto ogni muro per noi, vero? Ci sentiamo perdonati? Ci sentiamo perdonati? Siamo stati vivificati in Cristo. È la nostra carne che in quel momento agisce. No, lui mi ha offeso, lei mi ha offeso, io non ci voglio avere più a che fare. E dette queste cose, hai annullato ogni cosa. Io ti dovrei ricordare che il Signore porta un esempio molto, molto pesante. Porta un esempio di quel re, di quel signore, che doveva perdonare e doveva perdonare e graziare di certi debiti. Incontrò il primo che gli doveva una certa somma, una grossa somma, e questo cominciò a implorarlo: Signore, io non so come restituirti, non ti posso restituire quello che tu mi chiedi. Forse avrei detto anche delle bugie, sicuramente, mia moglie è questo, mia moglie è così. Una volta ho trovato un uomo a un parcheggio che veniva in mezzo alla chiesa e mi disse: fratello Remo, dice, mi dai qualcosa di soldi, io ho mia moglie in ospedale. Come un babbello ho creduto, non era mai stato sposato. L'ho creduto, però a un certo punto non doveva fare nemmeno un'indagine. Lui non sa che cosa ha detto, lui non sa cosa ha fatto, mi chiamava anche fratello. Poi non l'ho visto più né in chiesa e sicuramente in nessun'altra chiesa. Poi non l'ho visto, anche sparito dalla zona dove generalmente ho frequentato. Ma per dire, tante volte la gente finge, dice tante cose, ma i cristiani non possono farlo. Se la nostra natura è cambiata perché Cristo ha operato il miracolo della rigenerazione in noi, non possiamo comportarci alla stessa maniera. Possiamo arrabbiarci, ma non dobbiamo peccare. E soprattutto voglio ricordare un insegnamento biblico importante alla nostra vita, alla vita sociale, alla vita comunitaria. Non tramonti il sole sul vostro cruccio. Vogliamo dire la voce alta a tutti quanti? Non tramonti il sole sul vostro cruccio. Amen. Cioè, che sta a significare? Vi potete in quel momento arrabbiare, in quel momento potete risentirvi, ma prima di andare a dormire riconciliatevi. Il ministero della riconciliazione ce l'ha dato Gesù Cristo il Signore. Alleluia al nome del Signore. Ecco, rivestiamoci di queste cose, rivestiamoci praticamente dell'amore. E l'amore è comprensibile soltanto chi conosce il Signore Gesù. In 1 Corinti 13 si parla di carità. Carità è l'amore. L'amore è perfetto. Non ci arriviamo subito. Ma l'amore di Cristo è perfetto. È perfetto l'amore di Dio. L'abbiamo cominciato a far entrare nel nostro cuore. L'abbiamo e lo stiamo ricevendo attraverso la nostra fede. La stiamo ricevendo attraverso la parola di Dio, attraverso gli insegnamenti della parola. E adesso dobbiamo far sì che questo frutto meraviglioso continui a prosperare, continui a riempire, nel senso, diciamo, figurativo, quello che è il serbatoio del nostro cuore, in senso spirituale. Amen. Amen. Vogliamo amare di più? Amen. Il Signore, sì o no? Amen. Vogliamo amarlo il Signore? Amen. Ma prima di amare il Signore dobbiamo amarci l'uno e gli altri. Quante ne conosco che dicono: io amo il Dio. Daniele, dicono: ah, io amo il Signore. E poi ce l'hanno contro il fratello, contro la sorella. Ma come fai ad amare Dio se non ami prima il fratello e la sorella che vedi? Come puoi dire? È facile dire: io amo Dio. Perché? Perché ti aspetti che Dio non fa sentire la sua voce udibile agli orecchi degli altri, altrimenti dovrebbe dire: sei un bugiardo. Non è vero, stai dicendo una menzogna, sei tornato un'altra volta nella carnalità. O sei rimasto sempre nella carnalità? Dipende. È facile dire. Come si fa a dire io amo Dio? È più bello dire invece, mostrare più che dire, io amo il mio simile, io amo il mio fratello, io amo la mia sorella, io amo
la vicina di casa, il vicino di casa, il collega di lavoro. E come fai a dirlo? Più che dirlo devi mostrare. Qual è, secondo voi, il mezzo perfetto che dimostra di amare veramente il proprio simile? Per me si chiama soltanto perdono. Siete d'accordo? Perdono. Perdono incondizionato. No, io ti perdono a condizione che tu fai e dici questo e quell'altro. No, e questo non è. È un perdono condizionato. No, non è perdono. Il Signore cosa ha detto? Venite a me. Voi siete tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. E gli ha detto venite a me. Portate, depositate ai miei piedi. Lasciate il vostro carico. Lasciate le vostre ansietà, lasciate le vostre paure. Lui ha preso tutte le cose che non soltanto non ci servivano, ma ci danneggiavano. Lui ci libera di tutte queste cose e in compenso ci dà il suo carico. Qual è il suo carico? L'amore. Perdono. Perdono e amore. Amore e perdono. Ah, se l'umanità capisse tutto questo. Se capissero tutto questo, come sarebbe diverso. Come è. Invece molti pensano di mettersi a posto, una buona azioncina, una buona opera e 100 cattive. Quello che si vede, quello che non si vede, la doppia personalità. Molti si sono svestiti e poi si rivestono, poi all'occorrenza si svestono un'altra volta per far vedere, poi si rivestono immediatamente. E che facciamo? Cioè, togliamo e mettiamo, togliamo e mettiamo. Vogliamo camminare nelle vie del Signore. Rivestitevi di santità. Rivestitevi di santità. E la santità viene da seguire le orme del Signore. È stato vero uomo? Gesù è stato vero uomo? È stato vero uomo? Era ed è vero Dio. E non soltanto una frase che conosciamo a memoria perché fa parte di una dottrina, non fa parte di quello che è la nostra dottrina. E ne siamo convinti di questo, vero? Il motivo della nostra fede è Cristo Gesù. Senza Gesù non si arriva al Padre, perché se non abbiamo creduto in Gesù non possiamo credere nemmeno nel Dio, nella sua realtà di Padre. Amen. Vogliamo dire, Signore, noi ti ringraziamo per questa parola. Vogliamo fare un proponimento, rinnovare il nostro proponimento. Lo vogliamo? Pochi amen, pochi amen. Oh, siete stanchi, no? Vogliamo fare un nuovo proponimento? Veramente un nuovo proponimento? Allora io vi dico che se questo nuovo proponimento è veramente fatto col cuore, le benedizioni di Dio ci renderanno a cascate. A cascate. Gloria al nome del Signore. Perché Dio è amore. Dio è amore. Dio è amore. E ogni cosa che facciamo, facciamola alla gloria di Dio. Ogni nostra cosa, teniamo presente Dio. Dio non si esclude dalla nostra vita. Se siamo permeati in Cristo, se siamo collegati in Cristo, siamo collegati con Dio, vero? E se siamo collegati con Dio, non possiamo dimenticare. I bigotti dicono, ma i bigotti dicono sempre gloria a Dio, alleluia. Dipende. Sì, i bigotti lo dicono, ma maggiormente lo dicono e lo fanno quelli che invece fanno la sua volontà. Perché chi dice gloria a Dio, ma prima di dirlo lo dimostra con la propria vita, nell'ubbidienza, nella fedeltà, allora le benedizioni saranno a cascate. Gloria al Signore. Dio benedica la vostra vita. Vogliamo alzarci all'impiedi. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Vogliamo in questo momento realizzare un momento di comunione intima. Dobbiamo pregare per tanti fratelli e tante sorelle che non conosciamo. Tanti ascoltatori, tanti telespettatori che ci seguono da tante parti, vero? E ringraziamo il Signore anche per quello che è internet, almeno per i programmi che mandiamo, per quello che è la trasmissione via satellite di Telea. Alleluia! Oggi raggiungiamo più persone. Gloria al Signore! Vogliamo presentarli al Signore, queste persone? Gloria a Dio! Gloria al Signore! Chiniamo il nostro capo. Padre Santo, Padre Giusto, veniamo a te nel nome di Gesù. Sì, Signore, abbiamo esaminato così la Tua parola, avremmo potuto scendere più in profondità, ma siamo certi e sicuri che il Tuo Santo Divino Spirito ha reso più che comprensibile il messaggio di questa parola. Noi siamo morti in Cristo come carne
e vogliamo castigare la nostra carne non con supplizi, non facendoci delle torture. Vogliamo mantenerla in sottomissione alla nostra carne. Vogliamo che lo spirito, alimentato dal tuo spirito, possa tenere sottoposta la carne con i propri istinti per lodarti, glorificarti, per essere rivestiti di santità. Signore, benedici coloro che hanno fatto questa decisione di essere sottoposti a te, di abbassare la propria carne e il proprio io, di vivere in umiltà, glorificando il tuo nome e credendo alle tue promesse che sono veraci e fedeli. Signore, benedici i nostri telespettatori, quelli che ci hanno seguito e quelli che in questo momento stanno dicendo sì, amen. Voglio, Signore, rivelati alla mia vita. Siamo certi, oh Dio, che tu li stai benedicendo in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, che riceveranno queste parole. E in ogni cosa ti rendiamo lode, onore e ringraziamento nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Quando la